da prima. Eccolo qua. Buonasera. Qua si sta scatenando l'inferno. Voglio vedere il pubblico, Gio. Si sta scatenando l'inferno. Portalo dal pubblico, Gio. Guarda, lo voglio portare proprio, come dici tu, dal pubblico, perché è così. Ha fatto un'esibizione straordinaria ieri sera cantando, interpretando la voce straordinaria di Franco Califano. Sì. Sappiamo che appunto c'è il film, quindi non solo cantante ma anche attore, una grande carriera. Come l'hai vissuta questa presentazione, questo momento dell'Ariston? Beh, è stato un momento importante, non solo per me ma insomma per tutte le persone che sono dietro a questo progetto. Che sono tante, ci sono tanti cori che pulsano dietro a questo film e non vedo l'ora che sia domenica per guardarlo a casa con la copertina di Pile. Esatto, diamo l'appuntamento, quando è allora domenica? Domenica 11 febbraio, in prima serata su Rai 1 alle 9:25. E la tua canzone come faceva che hai fatto ieri sera? Tutto il resto è noia, no. Non ho detto gioia. Ha rovinato subito. Gioia. Beh, insomma, è una voce straordinaria, un ragazzo pazzesco. Io che avevo... Il pubblico impazzisce. Grazie, grazie di cuore. Scusami, Caterina, allora adesso vediamo la sua esibizione sul palcoscenico proprio ieri sera. Non lo lasciare però, Leo. Stai appiccicata a Leo. Dove è finito Leo? Il Califanino, il dove Califanino, sta? Dov'è? Donne, qua me l'hanno rubato. Cioè, vediamoti ieri sera, Leo. Sexy comunque. È molto sexy. Sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. Ma facciamo un applauso, perché interpretare, cantare Franco Califano non è facile per lui. Poi sarà, è un debutto, vero, d'attore? È un debutto sì. D'attore. Che dicono a casa? Ma sono molto felici, felici. Sono rimasti sorpresi, mamma si è messa a piangere, quindi sono contento. Però sono molto felice di aver avuto questa opportunità di raccontare la storia di un maestro come Franco Califano. Tutto il resto è no. Rastelli di fare un primo piano a Leo Gassman. C'è un motivo, caro Leo, perché qui in studio abbiamo uno sposo e tutto questo è successo il 23 dicembre e da praticamente settembre che dicono Daniele è il sosia di Leo Gassman. Ciao, ora Leo. Metteteli ciao. A confronto, è il nostro chitarrista tra i più bravi. Ciao, che Daniele. Ci sono in questo grazie. Momento grazie. Guardali Daniele e diciamo ciao, caro ciao. Daniele, che ti salvi perché c'è dietro Taylor Swift, solo per questo. No, dai! Ciao Taylor! Grazie. Senti, Leo, ciao Leo, è stato bravissimo volta... ieri, complimenti. Esatto, l'ultima volta ci siamo incontrati in studio un po' di anni fa, appunto avevi vinto tra le promesse di Sanremo, è bellissimo adesso vederti come protagonista di una fiction così importante per la Rai. E Rai Fiction ci ha mandato l'anticipazione proprio del film TV che vedremo domenica sera. Prego. No, non ci credo. Franco! Ma lo sai che Roma è bella sempre? Ma che ci fai qui? Che sta a fare bello? Oggi è un giorno libero e pensavo di andare a inaugurare il mare. E tu? Se ti dico ricchi e poveri, che mi dici? Ti piace? Beh, dipende. Che cos'è? Un gruppo musicale. All'Ariston me l'hanno bruciato, ma ho deciso di produrli io. Bella. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Allora Leo, la cosa che mi colpisce è che tutti noi ti abbiamo conosciuto come cantante, bravissimo. E c'era il tuo papà che diceva, certo che
insomma, quando vado in un supermercato e sento la voce di mio figlio cantare, è la cosa più bella. Alla fine, anche attore. Come è stata presa questa cosa a casa, Leo? Applausi. Ma era una cosa che era nell'aria, nel senso che studiavo da un po' di anni recitazione, quindi sapevano che prima o poi avrei fatto i miei passi. E niente, che devono dire, sono felici, sono contenti. L'importante per loro era che mi laureassi, ho avuto questa grande possibilità di studiare, mi sono laureato e poi, insomma, quando bravo, sei laureato, Non tutti sanno un'altra cosa di te, e qui vorrei veramente esclusivo. Leo Gassman è bravissimo a fare cosa? Ce lo dice Gil Rocca. A te, Gil. Ciao Leo, come stai? Giochiamo insieme nella nazionale cantanti. Che mi pensavo io che dicevo. È molto bravo. Uno scoop della è molto bravo. Guglielmo, se tu non sei capace a giocare a pallone, non è colpa nostra. No. Non ti possiamo invitare. Io faccio il portiere. Fai il portiere. No, ma il complimento più grande va quando hai comunque un cognome così ingombrante, perché viene da una famiglia di fenomeni assoluti. È ancora più difficile, uno dice, ma sei privilegiato. No, in realtà lo studio, la passione, la dedizione... Si è dovuto anche laureare, capito? Ma è più bello di tutti i gas, ma che ci sono È veramente stati. Forte e devo dire che sei veramente uguale a Califano e hai vinto una scommessa molto, molto difficile. In bocca al lupo, amico mio. Gio Squillo, abbraccialo tu per noi, Gio! Grazie davvero, davvero. Molto volentieri, Kate, poi abbraccio a te, ok? Ma scusa, quando ci sarai sabato, allora un... Gio Squillo, sei tutti noi! Donne. Gli hai fatto cantare Siamo Donne, pure bacio, siamo ambiziosissime. Cioè. Gli hai fatto cantare Siamo Donne? Me lo godo tutto qua. Lui riesce a fare Siamo Donne? Siamo... Non era neanche nato, dice Guillermo Mariotto. Cioè, è una gara. Non sono preparato. Assolutamente. Grazie. Io voglio salutare